hanno sezionato l'asse di uno dei pullman. Bravo, bravo!
piace, 50 resteranno qua, non so cosa succederà. Hanno tolto l'asse dell'autobus di Fulco e praticamente di Elisa. Vabbè, tieni la via. Ok, allora un grande applauso soprattutto alla coreografa, la nostra e la vostra Claudia. È stata anche la regista insieme a tanti, ovviamente, che hanno contribuito, tutti i ragazzi sempre con i loro pareri, con le loro doti. Poi uno dei tenori, presentati al pubblico, Mimosa! Ciao, sono Gianluca! Uno dei tenori, lei conosciamo già Claudia. Ciao! Poi abbiamo la Marilyn Monroe. Ciao a tutti, sono Veronica. Poi abbiamo, cos'è che facevi tu, Michael Jackson? No, facevi Elvis Presley. Franz! E facevi anche Celentano! Poi abbiamo tu, Jackson Michael! Ciao a tutti, Alessandro! Un applauso! E poi abbiamo tu, che cosa facevi? Una marea di parti! Ti ho visto andare avanti e dietro con una pazza! Madonna! È vero, Madonna! Allora andiamo avanti con lo scricciolo Minno! Charlie Chaplin! Charlie Chaplin, bravissimo! Charlie Chaplin è stato grande, eh! Trasformista della Mimosa, cosa facevi con quelle parti che hai fatto? Allora, la spagnola e poi Anna Magnani. Anna Magnani, uguale. Poi abbiamo un'altra bimba della Mimosa, che facevi tu? Michael Jackson nella spagnola. Cioè, Michael Jackson, hai capito, no? Allora, che altro abbiamo? Cosa facevi tu? Anche Michael Jackson. Un'altra spagnola, un altro Michael Jackson. È uno che è uguale a Totò. Con l'asse dell'autobus di quei poveretti che non torneranno a casa. E poi abbiamo naturalmente ciao Peppe, che faceva uno zucchero dolcissimo, zucchero formaggiare. Poi ringraziamo tutti gli altri ragazzi che sono là dietro, Gianfranco che li tiene tutti quanti uniti con dei fili. Che c'è? Ringraziamo anche Pietro, Francesco, Giulio, la vostra zia Michele. Scusatemi, ma io ancora non li conosco tutti per nome, li conosco tutti ma non per nome, a volte me li dimentico, quindi cerco di arrangiarmi come posso. Allora adesso li congediamo con un grandissimo applauso per questo bellissimo viaggio nel tempo attraverso la musica e la canzone, e chiaramente continuiamo con la